iniziare, facciamo una scuola, alziamo il dito? Vai. Amore, popatemi testa. Alzate il dito, ti chiamo nessuno io. Nessuno verrà bocciato. Sei sicuro? Facciamo come da Marzullo, che ci facciamo le domande e ci diamo noi le risposte. Allora, si è pensato anche di aggiungere questa possibilità della commercialità. È chiaro che c'è il rischio che i gruppi criminali possano, attraverso questa cosa, che intestazioni si è pensare, cercare di recuperare questi beni. Ma noi, secondo me, è una possibilità che possiamo lasciare, quella della commercialità, anche se non è, per quanto riguarda la scelta di politica, il primario obiettivo. Cioè, il primario obiettivo anche per il contenuto simbolico. E noi oggi siamo qui. Voi siete venuti anche da fuori, alcuni signori altri, perché qui c'è non soltanto un'iniziativa concreta, ma di alto valore simbolico, no? E di alto valore morale. Cioè noi siamo qui e siamo oggi dove evidentemente prima potete immaginare su questo percorso, in questi ettari invece c'erano dei gruppi criminali che facevano le medesime coltivazioni. Adesso è lo Stato, attraverso questa alter ego, che invece provvederà a organizzare una masseria sociale. Quindi è un altro valore simbolico. La commercialità io non la escluderei. Quello che bisogna contrastare è assolutamente le intestazioni fittizie attraverso prestanome. Ma questo, indipendentemente dai beni confiscati, è uno degli strumenti con cui la mafia ovviamente, come dire, rende pervasive le proprie attività economiche, però loro molto spesso si servono di prestanomi. Da questo punto di vista stiamo studiando anche misure molto più incisive per contrastare questo fenomeno, perché delle volte è facile scoprire che sono intestazioni fittizie, persone anziane che vedono intestate a se stesse attività imprenditoriali di cui ma non sarebbe assolutamente in condizione, non sono in condizione di svolgere. Altre volte invece sono intestazioni fittizie, più difficili da scoprire. La questione è stata di fatto già centrata dal Presidente del Consiglio, però ecco, io vorrei invitarvi a questa riflessione. Ci sono in tutte le parti del paese soggetti come alter ego? Ci sono cooperative sociali che assumono la responsabilità e l'impegno di gestire beni confiscati? Purtroppo in tante parti del paese non c'è la presenza di una cooperazione sociale immediatamente pronta ad accettare la sfida, per cui il sistema attualmente riversa sugli enti locali la responsabilità di gestire e di amministrare questi beni. Non sempre i beni locali accettano con entusiasmo questa sfida, perché per molti enti locali, per molti comuni che sono, bisogna anche dirlo, in condizioni economico-finanziarie non agevoli, dover gestire un bene e quindi dover evitare che degradi di valore, che vada alla malora, implica un costo ulteriore, per cui nella passata esperienza di governo si è pensata anche alla possibilità di alienare a privati beni confiscati, individuando però dei parametri per cui il prezzo non poteva scendere all'infinito per favorire appunto l'acquirente, doveva essere parametrato mediante l'intervento di un ente dello Stato, l'Agenzia delle Entrate, e poi stando sempre attenti, perché proprio per evitare che il furbetto, cioè il finto proprietario che nasconde dietro di sé la longa manus di sodalizi mafiosi, potesse cercare di fare il furbetto, si doveva stare sempre con gli occhi attenti, perché nel caso tu avessi tu stato scoperto che e si trattava di altro, te lo riacquisivi. E quindi noi vorremmo che innanzitutto ci fossero 100.000 altre realtà in tutto il paese chiamate ad assumersi questa responsabilità. E il motivo per cui mi rivolgo a Mattia, ma a tutti i ragazzi, è che adesso siete voi ragazzi che dovete anche costituire cooperative sociali, e per esempio con il ministro, ma anche con il ministro Manfredi, si sta lavorando a diffondere nelle scuole ma anche nelle università degli studi specialistici per poter poi costituire delle realtà imprenditoriali su base cooperativa,
per diventare imprenditori, sì, ma non unicamente votati al profitto individuale, bensì capaci di assumere responsabilità sociale come voleva Adriano Olivetti. Per cui state tranquilli che ancora schifezze non ce ne sono state e poi, soprattutto, come diceva il Presidente del Consiglio, perseguiremo e ci divertiremo intestazione fittizia di beni e coloro che si prestano, perché dobbiamo elevare le pene minime. Quale contributo, non solo in termini di partecipazione, ma anche di organizzazione, possiamo fornire noi studenti? Voi studenti potete offrire tantissimo e io ho molta fiducia in voi studenti. Sono anche abbastanza stanca, posso dire in tutta sincerità, di sentir parlare di voi studenti come degli immaturi di turno. Qualcuno in passato vi ha definito anche peggio. In questo momento vi definiscono come quelli che fareste le gare nelle giostre con i banchi con le rotelle. No, siete molto più maturi, perché lo vedo dalle lettere che mi scrivete, dai contatti che abbiamo anche con le consulte, rispetto a come vogliono farvi apparire. E la domanda che poni tu è sacrosanta, lo dicevo prima al presidente Morra, e anche a chi gestisce questa cooperativa, che bisogna andare in una direzione che non è quella soltanto del centro estivo, perché questo è un luogo simbolico, ma è un luogo che sveglia nei giovani e fa vedere nei giovani che è una realtà diversa rispetto a quella abbrutita della criminalità organizzata è possibile, dà speranza. E allora pensare anche ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quello che prima si chiamava l'alternanza scuola-lavoro, anche in questi luoghi, quindi anche in diversi momenti dell'anno, secondo me potrebbe costituire una bella opportunità per tutti voi, per chi lavora qui, vi dà una visione delle cose diversa rispetto a quella alla quale potreste essere stati abituati e dello Stato che è presente. Quindi se voi foste d'accordo, questa prospettiva potremmo lavorare tutti insieme. Se avete delle idee diverse e me le volete proporre, io ci sto, perché tutte le proposte, Presidente, che sono arrivate dagli studenti nel periodo del lockdown, comprese anche le modalità per fare gli esami di Stato, sono state scritte in maniera eccellente. Avete dato già un grosso contributo in un momento storico difficilissimo per il Paese e sono certa che continuerete a darlo anche nelle prossime settimane. Un attimo. Basta così, alzate.